I bambini di Sant'Angelo di Lombardi hanno accolto i piccoli profughi afghani, donando loro quaderni, peluche, penne e giocattoli. Un gesto d'amore che ha emozionato i presenti, strappando un sorriso alle due famiglie afghane, reduci dall'inferno di Herat, ospiti del comune altirpino. 10 profughi che sono stati accolti dal sindaco Marrandino, la consigliera provinciale Repole, il vescovo della diocesi di Sant'Angelo e Lacedonia, monsignor Pasquale Cascio, il parroco del paese Don Piero Fulchini, i funzionari della prefettura, i rappresentanti della Croce Rossa e tanti volontari che si sono impegnati in questi giorni per accogliere nel miglior modo possibile le famiglie afghane. Lei come si chiama? Zebiolla. Contento di essere, sì, in Irpinia? Sì. E come avete lasciato l'Afghanistan? Vi dispiace? Grazie. In Afghanistan ho visto con tanti casino, tanti talebani, tanti gente morto, molto casino. Avete avuto paura? Sì, ho paura. Perché ha anche dei bambini. Sì, ambare tutti, ambare bambini, ambare tutti. Io credo che sia il rilancio e la continuazione di un progetto che da un po' di anni abbiamo avviato sull'accoglienza con lo SPRAR a Sant'Angelo dei Lombardi, che nel complesso, diciamo, ha funzionato. È anche un debito di riconoscenza rispetto a quello che noi abbiamo vissuto, considerando anche il terremoto, ma l'essere stata anche terra di emigrazione. Oggi, di fronte a questa grande tragedia umana, a queste persone che sono rifugiati politici, che sono stati vicini alla rete del nostro paese, all'ambasciata, alle forze militari, cioè, credo fosse dovuto questa accoglienza. Noi ci stiamo preparando con il contributo delle associazioni, perché hanno dato una mano le ACLI, la Croce Rossa, la Caritas diocesana, ci siamo confrontati con il nostro vescovo, col parroco. Credo che abbiamo creato un primo momento di solidarietà che sicuramente si allargherà per fare in modo che queste persone, che parlano anche italiano, dicevo, possano avere l'accoglienza. Certo, i problemi non mancheranno, ci sarà l'inserimento l'inserimento scolastico prossimo per i ragazzi, su 10 persone 8 sono giovanissimi, però credo che sarà un'esperienza in cui noi stessi potremo recuperare le ragioni di un'accoglienza e di una solidarietà che ci migliorerà.